Crisi aziendale, lavoratori fermi da oggi alla Pedrazzoli di Via Pecori Giraldi a Bassano, 29 dipendenti che camminano sulla lama di un rasoio perché la società fallita ha deciso di rientrare in possesso dello stabile al termine del contratto di affitto che scadeva il 30 aprile e di applicare la legge fallimentare che prevede la sospensione dei lavoratori fino all'asta competitiva del prossimo 15 maggio. Bisognerà capire chi parteciperà all'asta e se parteciperanno all'asta, poi c'è un bivio direzionale. Il primo, c'è un offerente e quindi al 15 di maggio ci attireremo eventualmente per chiedere la cassa integrazione presso il Ministero del Lavoro. Il secondo, non c'è nessun acquirente e bisognerà capire con la curatela fallimentare se e quali sorti spetteranno alla società, se indiranno un'altra asta oppure meno. Ecco, certo è che la situazione per tante famiglie è davvero drammatica. È la situazione che un sindacalista si auspica sempre di non vivere, però ahimè fa parte anche del mondo di lavoro e comunque di una società che trova le sue difficoltà in tempi che non sono recenti. Quello che fa rabbia è che all'interno della Pedrazzoli, così come in tante altre realtà imprenditoriali locali più o meno in dissesto, sono occupate altissime professionalità che fanno la differenza, ma talvolta pare che chi gestisce le aziende non sappia sfruttare questa opportunità. Io amo ribadire che le professionalità di questi lavoratori sono il vero bene dell'impresa, pare però che rispetto a questo ci sia più di qualche volta una sorta di menefreghismo dagli attori coinvolti, ovvero tutti interessati al mantenimento dei propri status, dei creditori piuttosto che dei mercati, ma dei lavoratori, e ne prova l'ultima mancata apparizione presso l'unità di crisi di una delle parti coinvolte, spesso non viene tenuta in considerazione.